Ieri si è compiuto l'ultimo atto diretta conseguenza del 13° congresso di radicali italiani, la nomina della direzione da parte della segretaria riconfermata Rita Bernardini. Su questo congresso vorrei soffermarmi qualche minuto offrendo a voi sinteticamente il fatto e qualche commento. Si è confluiti quest'anno nella geriatrica Chianciano dopo un anno per i radicali italiani non semplice, in cui la segreteria e la tesoreria, appunto Rita Bernardini e Barero Federico, le cariche elettive statutariamente più importanti, non sono riuscite a instaurare una collaborazione politica proficua. Un piccolo salto indietro. L'anno precedente, quelle cariche scaturirono da un congresso in cui, sempre nella geriatrica Chianciano, sembra un ossimoro, era nata l'autodefinitasi squadra. Fin da una famigerata lettera su carta intestata del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito, pre-congressuale, ma soprattutto grazie a una conferenza stampa nel congresso, conferenza stampa di 7 persone con Marco Pannella in testa, che ha parlato apparentemente per tutti, in cui quel congresso venne definito il nulla. Nulla sarebbe stata qualsiasi alternativa a quel gruppo dirigente, comunque, che proponeva comunque Rita Bernardini alla segreteria. Nulla in pratica erano tutti i compagni radicali che animarono quel congresso. Quella conferenza stampa, che ha consacrato formalmente l'esistenza di un gruppo di persone aggrappate con ogni mezzo alla conduzione politica del movimento, è stata la premessa per un anno che reputo non buono per radicali italiani. Un anno che peraltro ha fatto maturare in qualcuno dei partecipanti a quella conferenza stampa la voglia di rivelare un imbarazzo in distanza di un anno, provato durante le parole, appunto l'ascolto delle parole che vennero dette in quella conferenza stampa. In effetti furono parole taglienti, come rasoi, immotivatamente violente contro la precedente dirigenza Staderini De Lucia, opino anche non laiche, perché troppo viscerali e poco liberali. Comunque decisamente, a mio parere, non esprimevano una non violenza. In estrema sintesi, queste erano le premesse dell'anno politico di radicali italiani che hanno portato al 13° congresso, in cui Liberi TV, come da anni a questa parte, ha cercato di offrire con le interviste realizzate a iscritti, ma anche a ospiti, un contributo, una panoramica, diciamo, come ha saputo e potuto. Proprio perché sul posto posso dire che a questo congresso era diffusamente sentita l'esigenza di superare questa logica squadristica formalizzata dal gruppo dei Pannella Boys. Diciamo, si sentiva l'esigenza di trovare un modo per esprimere una dirigenza che lavorasse in modo sinergico. Rita Bernardini è stata la candidata proposta da Pannella, ha presentato una mozione generale, ha espresso l'indicazione per la tesoreria di Marco Beltrandi e la presidenza per Laura Arconti. Nel suo intervento, in modo eufemisticamente definibile incauto, ha posto come inaccettabile ogni modifica della propria mozione, nonché l'elezione di altri candidati diversi appunto da quelli che lei indicava, la tesoreria e la presidenza, ponendo appunto le sue indicazioni come condizione per l'espletamento di un suo eventuale nuovo mandato come segretaria. Nulla di vincolante, è una parola data che politicamente in qualche modo si può tranquillamente contraddire, qualifica le persone, ma certo non ha nessun tipo di vincolanza per quanto detto in un congresso. A quel punto i congressisti si sono trovati davanti ad una soluzione monolitica da dover accettare oppure rifiutare, non senza conseguenze politiche, perché avrebbe voluto dire di fatto mettere Pannella in minoranza, più di quanto almeno quello che stava accadendo. In quel momento quindi le vie da percorrere sarebbero state, potute essere, o la soluzione alternativa con un altro candidato segretario, un'altra mozione, cosa abbastanza normale peraltro in ogni congresso democratico, oppure provare a trattare sulla mozione e le cariche elettive. Il fermento tra i congressisti è stato evidente, tanto che a un certo punto in ogni luogo vicino ed esterno alla sala dell'Assemblea plenaria ho visto, si sono visti i capannelli di congressisti impegnati in conversazioni, in alcuni casi tendenti un po' allo psicodramma sul futuro del movimento, dei radicali, sul futuro dell'umanità. Entro certi limiti il pathos era giustificato perché l'ipotesi di uno strappo era possibile e reale. Si sarebbe solo dovuto trovare qualcuno che l'avesse impersonata e si fosse candidato segretario con una mozione alternativa di svolta per il solo fatto che sarebbe stata in alternativa a Pannella. Non certo contro, ma oltre, magari anche semplicemente perché era oltre.
Ma oltre Pannella in Casa Radicale non è dato pensare. Il tempo in Casa Radicale è una dimensione a termine, un termine indeterminato, ma comunque un termine. Sicché alla fine si è proposta la soluzione degli emendamenti alla mozione della segretaria uscente. Un'opzione, diciamo, dalla segretaria stessa considerata appunto non accettabile, quella della modifica. Eppure invece tre emendamenti aggiuntivi che hanno aperto la mozione, ci sono stati tre emendamenti aggiuntivi che hanno aperto la mozione a sviluppi operativi e politici non presi in considerazione dalla squadra, concentrata soprattutto a sdoganare una transnazionalizzazione dei radicali italiani, forse considerato che il partito radicale non violento, transnazionale, transpartito sembra oggi una costa Concordia incagliata, senza uno schettino e senza un capitano de Falco. Peraltro, il tentativo di transnazionalizzazione era stato evidente fin dall'apertura, anzi prima dell'apertura, con la scelta delle tematiche e degli improponibili, anzi improbabili, titoli delle commissioni congressuali. Marco Pannella è intervenuto in un intervento che è stato molto, diciamo, è stato un divenire continuo. E ha avuto una svolta proprio nel momento di un applauso scrosciante che sembra avergli un po' illuminato la via del riconoscimento, un riconoscimento molto importante che è stato un qualcosa che nel congresso ha, diciamo, evidenziato, ha portato nel suo intervento, soprattutto se non ricordo male, Davide Tutino, ed è stato veramente molto apprezzato quell'intervento. Il riconoscimento dei suoi compagni ha fatto propria Marco Pannella. Quella mozione, seppur così emendata, in quel momento ha fatto proprio il congresso. In quel momento ha esorcizzato gli scenari terribili che qualcuno sapientemente gli aveva da tempo fatto giungere, rappresentati da platee di compagni cannibali, pannellofagi, da pericolosi mistici che con fare ieratico parlano di egolatri. Ecco, quello è stato il momento clou, secondo me, quell'applauso che ha permesso di fatto la continuità, schieramenti precostituiti. La continuità rispetto agli schieramenti precostituiti, diciamo, votata la mozione, Rita Bernardini, ovviamente è stata confermata segretaria, ovviamente. Al secondo posto, al di fuori di queste, diciamo, divisioni, una Claudia Sterzi è arrivata al secondo posto, appunto, nella corsa alla segreteria, con molti voti. Ritengo proprio perché molti proprio perché non in qualche modo organizzata, concordate e così via. Il tesoriere è stato riconfermato. Il presidente, per me, sorprendentemente, è stato eletto Riccardo Maggi, che appunto ha avuto la meglio su Silvio Viale e Laura Arconti. Quindi segretario e tesoriere riconfermati, le stesse persone che avevano mostrato per un anno impossibilità nel collaborare politicamente. Tutto in funzione di una nuova Pax, di un volemose bene, di una presa di coscienza che nessuno vuole Pannella morto, di un po' di ragionevolezza che non ci starebbe male in mezzo a tanti, tanti casi umani? È difficile dirlo. Certo è che ieri la nomina della direzione non fa pensare a questo. La premessa voluta dalla segretaria nel, diciamo, comunicato, secondo cui la nomina si è avuta senza l'intesa, peraltro prevista statutariamente, con il tesoriere, lascia poche speranze all'ottimismo. Il tutto senza entrare nel merito delle singole persone, che sono ovviamente tutte ottime, comunque è evidente che la squadra ha espresso una maggioranza schiacciante. E quindi alla fine di questo resoconto, evidentemente commentato da me in modo ovviamente opinabile, mi sembra appunto che cosa resta alla fine? A me sembra che resti un quesito che giro anche a voi. Che altro da ciò che è uscito da questo congresso non sarebbe stato possibile senza uno strappo da Marco Pannella? Dato che i radicali che hanno su uno stesso fatto un numero di opinioni pari al quadrato delle loro teste, concordano forse tutti sulla non violenza come metodo, ebbene in questo congresso chi ha dimostrato di saper esprimere la non violenza? Marco Pannella e la sua squadra decadente, autoreferenziale, che altro da sé non concepisce. Ed è capace di dire e fare tutto per conservarsi al comando, oppure il congresso, cioè gli iscritti, che hanno votato l'ennesimo compromesso per non amputare a Marco Pannella la sua storia, la sua vita, la sua ragione di esistenza, cioè quella di essere un capo carismatico, una guida per tutti i radicali? Io una risposta me la sono data, evidentemente, della seconda delle due, peraltro in linea con l'idea da me altre volte espressa che un movimento carismatico ha una precisa scadenza anagrafica. Si dice,
si tramanda che in passato qualcuno per questo fu preso dal panico e poi, grazie alla collaborazione di qualcun altro, aggirò l'ostacolo risolvendolo dopo 3 giorni. A questo punto io auguro ovviamente buon lavoro alla direzione di Radicali Italiani. Cercheremo di, con Libri TV, di informarvi sui lavori e su questo anno politico. Grazie ancora.